Siamo all'interno di Applica con il direttore operativo Massimo Galante e vediamo questo dispositivo che è la vera novità per quanto riguarda Applica, perché questo dispositivo sarà presentato il 3 giugno prossimo a San Francisco, alla Silicon Valley, da parte proprio degli ingegneri di Applica, di questa azienda materana. Allora, è un traguardo, sicuramente è una vetrina importante per voi. Sì, è una vetrina molto importante. Abbiamo lavorato per anni su questo progetto con le nostre aziende del gruppo Dimensione Solare, Coinge, che si occupano una della parte medicale e l'altra dell'aspetto hardware. Noi ci siamo occupati della parte software intelligente. Siamo stati selezionati da questo organismo ministeriale, con sede in Silicon Valley a San Francisco, dove avremo l'opportunità di 2 settimane di lavori con investitori, e avremo l'opportunità di poter presentare la nostra soluzione. Questa soluzione, ecco, parliamo proprio di questo che appare come un orologio, in realtà, è un dispositivo che si mette sul polso e monitora tutta l'attività, della salute che riguarda una persona. Sì, il Broxy nello specifico è certificato come dispositivo medicale, ha un brevetto europeo e si sta terminando anche il brevetto americano. Questa è la ragione per cui stiamo mirando al mercato americano, cercando degli investitori anche negli Stati Uniti. Il Broxy funziona come un halter della respirazione, per cui misura sulle 24 ore i parametri vitali, la saturazione. Non esiste niente del genere sul mercato. Ci sono alcuni dispositivi che riescono a farlo per qualche ora, ma nessuno che riesca per le 24 ore senza essere invasivo. I dispositivi al momento utilizzati prevedono una valigia da dover portare dietro, mentre il nostro proxy è assolutamente non invasivo. Ecco, a proposito di novità e di iniziative di Applica, ci sono tanti altri dispositivi che riguardano soprattutto la sensoristica. Voi di che cosa vi occupate in particolare? Negli ultimi anni abbiamo fatto importanti investimenti utilizzando i nostri ingegneri, tutti lucani, Appulo lucani direi. Abbiamo investito nell'Internet of Things, quindi l'Internet delle cose, avendo fra l'altro tutta la filiera di produzione qui in Basilicata. Noi di Applica ci occupiamo della parte di intelligenza artificiale, di software cloud. I nostri colleghi della Coinge hanno una produzione delle linee di produzione qui in Basilicata per la parte hardware. Questo ci permette di avere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti, potendo disporre di tutta la filiera di produzione. Giovanni Oliva, direttore del personale e responsabile commerciale di Applica. Ecco, lei incarna un po', l'archetipo del lucano che torna in Basilicata dopo aver lavorato anche fuori, dopo aver visto tanti altri, territori, altre situazioni. Ed è quello un po' che sta facendo Applica, perché Applica fa tornare qui dei ragazzi, dei giovani ingegneri che magari hanno studiato fuori oppure hanno studiato qui, ma restano in Basilicata per operare con il mondo. Sì, hai detto bene, sono stato negli Emirati lo scorso anno, precedentemente in Cina, ho fatto anche altre esperienze a livello internazionale. Sì, il tema del ritorno è un tema importantissimo, soprattutto in Basilicata, però il ritorno deve avere un connotato specifico che è quello della qualità nelle relazioni, qualità nello stipendio, ma qualità anche nella visione. Applica è un'azienda che riassume in sé tutto questo. Noi abbiamo una visione, stiamo scavallando il Novecento finalmente, stiamo andando oltre, e questo è il senso più importante di questo lavoro in questo momento. Ecco, ci sono già delle sinergie in atto di Applica con magari gruppi industriali più grandi, internazionali. Noi lucani, io continuo a dirlo da anni, siamo fortissimi solo se facciamo sinergie, e quando facciamo sinergie è difficile contrastarci. E noi abbiamo cominciato delle ottime relazioni con dei grossi gruppi
sviluppi industriali in Lucania, e la novità più bella è che, nonostante che questi gruppi fossero dotati di uffici con ingegneri di alto livello e nonostante avessero delle grandi relazioni con i competitor internazionali, hanno trovato in applica quella elasticità, quella capacità di risoluzione che ci inorgoglisce poi totalmente, perché ricordo, noi siamo tutti lucani, siamo 36, siamo veramente proiettati verso il futuro. E una cosa particolare va detta, che Applica si occupa sia di software che di hardware, cioè voi avete il pacchetto completo qui. Sì, questa è un'altra grande e incredibile novità di questo territorio. Non c'è solo la progettazione software, il pensiero allegato ai dati, alle norme, ai codici, ma c'è anche chi traduce il pensiero, quindi dal software passiamo all'hardware, e abbiamo una realtà anche questa qui in Lucania che produce insieme a noi questi elementi, soprattutto i sensori, i famosissimi sensori che monitorano tutto il territorio e che ci danno un grande vantaggio, che, attenzione, non è economico, perché fare un sensore qui costa di più che farlo da altre parti del mondo. Però la qualità che abbiamo e soprattutto l'orgoglio di poter dire tutto made in Lucania, penso che è un elemento fondamentale. Matera, da capitale europea della cultura a capitale europea della tecnologia. No, non è Matera, è la Lucania. Così come era la Lucania capitale della cultura, deve essere la Lucania capitale della tecnologia. Guardate che non abbiamo altro modo per salvarci. E il modo per salvarci è guardare, entrare con tutti e due i piedi nel futuro. Se continuiamo a rimanere legate a dinamiche di produzione semplice, saremo e siamo superati da chiunque. La brillantezza dei nostri ragazzi, la capacità di avere visione, la capacità di poter fare sinergia è attuabile in Lucania. Questo ci può dare il vantaggio, questa è la chiave del ritorno. La chiave non è la semplice produzione, ma la chiave è appunto la tecnologia, l'informatica, l'intelligenza artificiale, e poi le grandi soddisfazioni come quella di essere chiamati a San Francisco a presentare un nostro prodotto. Bruno Fortunato, CTO dell'azienda, naturalmente quando parliamo di tecnologia, di nuove frontiere della tecnologia, facciamo riferimento anche all'intelligenza artificiale. Voi di Applica siete tarati proprio su questo aspetto. Certo, assolutamente sì. Innanzitutto il mio ruolo da CTO è proprio quello di guidare l'azienda verso le nuove tecnologie, quindi portare l'azienda su quelle che io ritengo siano le nuove frontiere tecnologiche. Una di queste è appunto l'intelligenza artificiale, su cui noi stiamo lavorando e investendo da tantissimo tempo, in particolare su quella generativa, con cui abbiamo dei prodotti interessanti, per esempio per la creazione di atti pubblici automatizzata, oppure per l'analisi dei documenti, oppure la creazione di chatbot e di assistenti virtuali che aiutano comunque nelle operazioni quotidiane e ripetitive soprattutto. Inoltre noi stiamo lavorando sempre in ambito di intelligenza artificiale applicata al monitoraggio ambientale, quindi a tutto il discorso della sensoristica che abbiamo visto prima, sul gemello digitale, sul Digital Twin, che è un sistema che innanzitutto fa monitoraggio di ambiente, oppure di boschi, ma anche di aziende, quindi non c'è un limite effettivamente a quello che può essere un Digital Twin. E la cosa interessante del Digital Twin è che, insieme all'intelligenza artificiale, è possibile prevedere eventuali situazioni sulla base dei dati pregressi. Che ne so, se ci rendiamo conto in un digital twin che fa il monitoraggio di un fiume, ci rendiamo conto che con una certa quantità di pioggia il fiume può esondare, per esempio. Quindi facciamo una simulazione che con l'intelligenza artificiale è in grado di informare preventivamente su questo tipo di eventuali incidenti. Oppure in azienda, sempre l'applicazione di digital twin è intelligenza artificiale all'interno di un'azienda, con opportuni sensori siamo in grado di prevedere, per esempio, se una macchina si sta per rompere, se uno strumento di una punta di un trapano sta per rompersi. E quindi con questi strumenti, con l'intelligenza artificiale, con il monitoraggio, riusciamo a coprire questo tipo di casistica. Ecco, mi viene da chiederti, parlando di intelligenza artificiale, molti hanno paura dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, soprattutto nel mondo dell'imprenditoria. Le aziende devono puntare su questo settore, secondo te, per svilupparsi? Allora, io
qualche tempo fa ho terminato un corso, un master con il MIT sull'intelligenza artificiale generativa. Beh, lì c'è proprio la percezione opposta, ossia quella che l'intelligenza artificiale genererà nuovi posti di lavoro. Qui c'è la percezione un po', diciamo, diversa effettivamente, è una paura comprensibile perché effettivamente anche noi siamo al lavoro su, diciamo, determinate casistiche che in qualche modo non possono sostituire le persone in dei casi che sono molto ripetitivi. In realtà però noi riteniamo che questo tipo di applicazioni possano certo sostituire, diciamo, persone in task ripetitive, ma che queste persone possano essere impiegate per dei processi, delle azioni, dei task che possono essere maggior valore aggiunto, più gratificanti, che soprattutto possono in qualche modo stimolare o comunque prendere vantaggio da quella che è la parte creativa, ingegnosa dell'essere umano, che non potrà mai essere sostituita. Quindi sostanzialmente quello che io penso è che certamente cambierà il mondo del lavoro, così come è cambiato in passato per le automazioni o per internet o per quando hanno inventato la prima macchina a benzina, diciamo, al posto del cavallo. Siamo, diciamo, di fronte alla stessa rivoluzione culturale. Certamente il mondo del lavoro cambierà, certamente dobbiamo essere preparati a questo cambiamento, però, diciamo, detto questo, non credo che non ci saranno più posti di lavoro perché verranno sostituiti, semplicemente cambieranno così come sono cambiati in passato con altre rivoluzioni tecnologiche. Questo è il mio punto di vista. Valeria, in questa postazione di che cosa ti occupi? Allora, io faccio consulenza essenzialmente per un'azienda che si occupa di servizi bancari, quindi di sportelli oppure di tutele per la previdenza. Ci occupiamo sia di banche a livello, diciamo, nazionale come Credem, Zurich, oppure per privati lavoriamo come per esempio i notai che si occupano di tutelare la propria previdenza, quindi tutto ciò che può riguardare la pensione, la maternità e tutto il resto, insomma. In questo giro tra i giovani ingegneri di Applica ci fermiamo con Mario. Mario, di che cosa ti occupi? In questo momento mi sto occupando di un gestionale che gestisce la raccolta di materie prime da autisti che raccolgono appunto queste materie prime dalla strada. Queste materie prime vengono poi processate fino ad arrivare ad un prodotto finito che viene poi venduto. In questa open space di Applica incontriamo anche Giuseppe, un altro giovane ingegnere. Di che cosa ti occupi? In questo momento sto fornendo supporto a un software per la gestione dei medici di medicina generale, quindi per la gestione delle cartelle cliniche con relativo collegamento nelle rispettive ASL per ogni regione. Domenico, nella tua postazione di che cosa ti occupi? Io mi sto occupando dello sviluppo di un'applicazione web per la vendita e la configurazione di utensili per macchine industriali. Marco, ti stai occupando nella tua postazione, vediamo un grafico in 3D di un divano, che cos'è? Sì, allora questo è un configuratore 3D che consente di modificare le varie opzioni di un mobile componibile, materiali, finiture, opzioni, e avere un'anteprima diretta in 3D di quello che l'acquirente sta configurando, e in più anche la possibilità di condividere il link della composizione completa per visualizzarlo in realtà aumentata sul dispositivo mobile. Lorenzo, di che cosa ti occupi? Allora, al momento stiamo progettando e implementando una piattaforma per la produzione industriale e riuscirà a mettere in connessione in tempo reale il reparto organizzativo, contabile, amministrativo delle società con il reparto operativo di produzione. Quindi in tempo reale le informazioni viaggiano dalla produzione verso la contabilità e viceversa. Giovanni, nella tua postazione sei in contatto con gli Stati Uniti, perché? Con gli Stati Uniti perché in questo momento mi sto occupando di un restauro grafico e manutenzione di un applicativo mobile della lotteria dello Stato di Tennessee, quindi mi interfaccio con il mio team americano per ottenere varie informazioni per lavorare in maniera ottimale. Con l'ingegner Roberto Conte Rosito parliamo ancora una volta di Broxy, di questo dispositivo che appunto presenterete a San Francisco. Ce lo puoi illustrare nel dettaglio? Sì, allora il Broxy è un dispositivo medicale che consente di poter effettuare diagnosi su pazienti con tecnologia all'avanguardia per quanto riguarda l'hardware e una serie di algoritmi che sono stati certificati e che ci consentono di poter dedurre una serie di dati dal dispositivo che consentono di poter ottenere un report utile ai medici per capire cosa sta succedendo sul paziente e che eventuali patologie potrebbe avere.
Quindi all'interno per esempio della Basilicata, che sappiamo tutti è geograficamente un po' complicata, potrebbe essere utilissimo? Assolutamente sì, è un dispositivo non invasivo che richiede un utilizzo di massimo 24 ore per poter avere un risultato utile per questo tipo di diagnosi e sì, serve soprattutto per questa regione che sta un po' invecchiando. Potrebbe essere questa la nuova frontiera della telemedicina? Assolutamente sì, consideriamo che è un prodotto, come abbiamo detto, estremamente semplice da utilizzare, unico nel suo genere e che ci consente proprio di poter lavorare con i pazienti evitando di dover tenere queste persone molto tempo presso istituti ospedalieri o altro, ma possiamo direttamente a casa loro portare un risultato e un vantaggio.